Salve a tutti, Franz, dal vostro Super Chorist Gamer. Ennesima prova della giornata, ragazzi. Sul primo canale trovate la recensione delle nuove cuffie che mi hanno inviato dalla Cina, il nostro sponsor, e vi dico che sono fantastiche. Sì, le devo regolare sicuramente perché sono molto potenti come audio, ma sono cuffie fantastiche. Mille opzioni, una qualità costruttiva veramente buona. Quindi ve le consiglio, andate a vedere il video se vi interessano. Per oggi parliamo di chiavette USB, perché voi sapete, ragazzi, che io lavoro molto con le chiavette USB, perché sostanzialmente non uso software che da PC registrano direttamente il gameplay sulle console. No, io registro i gameplay sulle console e poi li passo sulla chiavetta e in base al computer li metto sul telefono, con cui ad oggi edito tutti i miei video, perché ho tutti i programmi sul telefono, non mi metto a editare in altri modi. Ora, cosa è accaduto, ragazzi? Ho preso Xbox Series S e purtroppo non si può scaricare e usare, maneggiare i video sotto lo stesso codice di PS5. Su PS5 i video si scaricano in, mi sembra, NTSC, vabbè, la sigla classica di tutti i video. Su Xbox c'è un'altra dicitura, quindi che succede? Che io, con questa che è la nostra chiavetta che abbiamo comprato un po' di mesi fa, di cui trovate anche un video sul canale, chiavetta eccezionale, con questa chiavetta qua, raga, ogni volta devo formattare da PS5 a Xbox. Poi qual è l'altra grande differenza? PS5 registra i video anche fino ad un'ora all'interno della console. Poi voi li copiate sulla chiavetta e li mettete sul PC, sul telefono, in base a dove vi servono. Xbox no. Xbox registra fino, mi sembra, un massimo di 4 minuti. Quindi avete bisogno di una chiavetta da inserire alla console per registrare direttamente i video qua sopra. Che è buono, perché comunque vi saltate il processo che vi porta a dover copiare il video dalla PlayStation 5 alla chiavetta, però effettivamente se non avete una chiavetta su cui registrare il video è un po' un casino. Ora, cosa accade? Per non continuare sempre a fare questa storia di formattare questa chiavetta, perché secondo me a lungo andare si può rovinare, ho deciso di prenderne un'altra. Allora, questa chiavetta qua, ragazzi, l'ho presa su Amazon. Una sessantina di euro, e mi sembra l'ho presa in promozione a 52-53. Andate a vedere il video, lo trovate sul primo canale. E raga, sostanzialmente questo è un Extreme Pro, è una chiavetta ultra veloce. Velocità di lettura mi sembra 480 MB al secondo, velocità di scrittura 380. Noi avevamo una vecchia chiavetta banalissima, 2.0, questa è 3.0, eh. E per scaricare un video, per esempio, faccio un esempio banalissimo, una gara di Formula 1 che su PS5 sono in 1080 sui 4 giga, ci mettevamo anche 40 minuti, 50 minuti. Ragazzi, era una bella sfacchinata, un tempo perso enorme. Con questa qua i 40-50 minuti sono diventati 40-50 secondi, un minuto. Cioè, con questa chiavetta fantastica, noi in un minuto siamo riusciti a scaricare i video. Ora, cosa è accaduto, ragazzi? Potevo spendere altri 60 euro per comprare un'altra chiavetta per l'Xbox? No, perché non ne avevo voglia. Ho deciso di optare per questa. Sempre SanDisk, quindi comunque una marca eccezionale. Penso sia la marca top per le chiavette sul mercato. Sempre su Amazon, l'ho pagata 34 euro. Eccola qui, ragazzi. Allora, quali sono le caratteristiche? Questa è una SanDisk Extreme Pro. Sempre 3.0. Però potete usare anche sui dispositivi 2.0, chiaramente va più lenta. Chiaramente, raga, il discorso è che va più lenta. Allora, innanzitutto, questa è una 128 giga, questa è una 64. Seconda cosa, questa qua ha una velocità di lettura di 395 MB al secondo, di scrittura di 100 MB al secondo, quindi parecchio in meno rispetto ai 380 di questa. Ora, questa chiavetta che utilità avrà? La formatteremo secondo il metodo Xbox e registreremo tutti i gameplay con questa, la inseriremo all'Xbox, registreremo il gameplay e poi la passeremo sul PC e sul telefono, in modo da non stare sempre a dover formattare questa a rischio di rovinarla. Però questo è un altro discorso, questo è un utilizzo mio che ne farò io sull'Xbox, vi farò sapere come va. Io adesso voglio confrontare queste due chiavette, ragazzi, e farvi vedere quanto questa chiavetta, che costa parecchio di più, sia più veloce di quest'altra. Faremo una prova. Io ho registrato un video di 7 minuti di Formula 1 in 1080, quindi comunque sono più di un giga di video. E che cosa faremo adesso? Andremo a fare una prova accendendo la PlayStation 5, vi farò vedere la velocità di lettura
e di scrittura, soprattutto di scaricamento del video su questa qui e su quest'altra, che a livello di numeri è molto inferiore. Vediamo un po' in cosa concerne tutto. Poi è chiaro, ragazzi, la proveremo anche sull'Xbox, ma sono certo che funziona tantissimo. Questo è un video prova, ma questa secondo me è una chiavetta che ha i suoi perché. A 34€, vi metto anche il link in descrizione, su Amazon, spedita, ha i suoi perché. È arrivata in un giorno, l'ho ordinata ieri, ora di pranzo, è già arrivata ora di pranzo, quindi vi dico. Secondo me, ragazzi, è veramente fantastica. Ed è molto più veloce, come leggete qua, anche nelle prese 2.0 velocizza anche tutto il processo di quelle che sono le prese 2.0, come questa altronde. Andiamo a vedere in cosa consiste la velocità di questa chiavetta qua. Anzi, facciamo una cosa, adesso la apriamo pure qua. Lo so che gli unboxing non si fanno così, però non me frega niente, ragazzi, che tanto... Andiamo ad aprire qua, perché io poi sono molto poco voglioso di stare a fare le cose. Cacciamola perché la voglio vedere. Vai, è cascata. Voglio vedere al volo. E ho capito, open, man si apre. Ah, ma qua forse dobbiamo addirittura tagliare. Aspettate, no, forse ho trovato, fermi, fermi tutti, eccola qui. Andiamo a vedere pure a livello di... Beh, ragazzi, è più piccola. Sembra di materiali nobili. Molto buoni materiali. Non so se si muove qui il tutto. Mi sembra che ci sia una rotella per poterla muovere. Però, ragazzi, è molto bella. Dai, va. Accendiamo la PlayStation 5. Vediamo che prestazioni ha rispetto a quest'altra. Allora, ragazzuoli belli, eccoci qui. Innanzitutto proviamo la nostra SanDisk che usiamo sempre. La vado a collegare qui anteriormente alla PlayStation 5. Andiamo nei video salvati e c'è il video delle cuffie, vedete qua? 7 minuti e 40, andiamo a vedere in quanti secondi lo va a caricare. Vai, ho fatto attivare anche il timer. Un video di 7 minuti in 1080 è comunque più o meno un giga. Allora, sono passati già 10 secondi. Molto bene. 20 secondi. Però vedete quanto è veloce? Secondi. Vabbè. Allora, ragazzi, ci ha messo 35 secondi. Pazzesco. Ora dobbiamo mettere quest'altro. Eccola qui, ragazzi, vedete, l'ho tirata fuori. Andiamo a provare, va. Spero che non bisogna formattarla. Allora, ragazzi, copiamo. Vai. Partita subito, no, già formattata per la versione PlayStation 5. È partita, ragazzi. Allora, già siamo a 10 secondi. Però, come vedete, sale molto velocemente. Cioè, pure questa. 20 secondi. Secondi, chiaramente è un po' più lenta di quell'altra, 30 secondi. Secondi, siamo già 5 secondi sopra. 50 secondi. 55 secondi, ragazzi, cioè la differenza tra queste due chiavette, alla fin fine, come abbiamo potuto vedere, è di 15 secondi a favore di questa, nonostante una velocità di scrittura che sulla carta di questa qua è di 380 MB al secondo e questa è di solo 100. Però, come abbiamo visto, sono entrambe due chiavette che vanno velocissime.
al netto di prezzi completamente diversi, ragazzi, al netto di prezzi diversi, perché questa qui, come vi ho detto, costa la bellezza di 60 euro di listino e questa ne costa solo 34, perciò vale la pena. Sì, è una chiavetta molto di qualità anche questa qui, più economica, e che vi devo dire, niente ragazzi, giudizi finali. Nonostante questa costi il doppio praticamente, nonostante abbia una velocità di scrittura di quasi 4 volte questa, come avete visto, sì, ci sono 15 secondi di differenza nel copiare un file, però alla fin fine il distacco non è enorme. Anche questa qui da 34 euro, una chiavetta di tutto rispetto e che ha delle prestazioni ottime, quindi ve la consiglio. Sono entrambe 3.0, ma funziona anche col 2.0. Quindi spero vi sia piaciuto questo, diciamo, unboxing, comunque video per provare questa nuova chiavetta, e ci vediamo nei prossimi video. Il vostro Supercore Stay Gamer. Ciao, guaglio.